Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, ieri vi ho portato il report riguardo ai due regionali, quello canadese e quello brasiliano, che si sono svolti nell'ultimo fine settimana. Oggi torniamo in battle spot con un team vostro, per l'esattezza team di Domenico, che ringrazio, che saluto, e che mi ha mandato questo send team trick room. Insomma, vediamo un po' com'è. Domani uscirà un altro video di Battle Spot, sempre con un team fatto da voi. E poi settimana prossima, come promesso, andremo avanti verso la serie 3 con l'analisi delle sciagure e poi un video, se riesce ad uscire bene, riguardo a come potrebbe cambiare il metagame, quali Pokémon potrebbero tornare molto più presenti all'interno del meta e vedere un po', insomma, varie cose. Bando alle ciance, partiamo con l'analisi del team, perché torna Sand, torna la coppia Tyranitar-Lycanroc. Come detto anche sul report riguardo al regionale canadese e brasiliano, Tyranitar è un ottimo Pokémon, specialmente con la possibilità di andare a terrare, magari terra tipo volante, come è stato sempre giocato in Serie 1, che in questa Serie 2 si è visto, ha fatto risultato. Avrebbe secondo me potuto fare molto di più, perché comunque non è proprio malaccio. Allora, Sand Team, Tyranitar, ovviamente Assault Vest, ovviamente Sabbia Fiume. Io vi ho coperto abilità e strumento, ma Tyranitar è quello. Terra tipo volante con Frana, Terra Blast, Low Kick e Garanzia. Lycanroc da usare in combo con Tyranitar, Sash, Remasabbia. Sotto Sand raddoppia la sua velocità, lo sappiamo. Terra tipo Ghost per evitarsi Fake Out, rimonta Frana, Cross Combat e Protect. Fluttermane, Booster Energy, credo per la velocità. Moonblast, Shadow Ball, Icy Wind e Protect, Arma Rouge, Life Orb, Terra Grass, con Corazza Cannone, Distorto Zona, Bodyguard, Trick Room. Sì, buongiorno, Expanding Force, è molto classico, molto standard. Indeedee, anche qua standard, con Psychic Seed, Dazzlingle, Altruismo, Sono Qui, Distorto Zona, eccetera, eccetera. Iron Bundle, Citrus Berry. Questo non lo so, questo sinceramente non lo so. E vediamo come sarà. Terra tipo acciaio, addirittura. Doccia fredda, mossa di tipo acqua che va a calare l'attacco degli avversari. Serve principalmente a quello. Encore, quindi ripeti, liofilizzazione e protect. Vediamo com'è questo team. Io ringrazio Domenico. Domenico, scusami se non riuscirò a giocarlo come si deve. Andiamo in battle spot, ci andiamo a fare 2/3 match anche oggi. Ho tagliato corto perché comunque il team ha membri abbastanza conosciuti. Oranguru, 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 Delibird, Garchomp, Farigiraf, Torkoal, Iron Hands. Io non so lui che voglia fare. Arma Rouge. Tanto Torkoal avrà Air Power, sicuro, garantito al limone, però tocca farlo. Proviamo a porta main. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, lui proverà sicuramente a mettere Trick Room, magari partendo Lycanroc, sì, Lycanroc. Oranguru Garchomp. Ok. Qui a me conviene terare. Conviene terare Tyranitar.
per non morire da terremoto? Io farei così. Se siete d'accordo, farei così. Lui ovviamente se la terreggia su Garchomp, diventa terra, quindi avrà sicuramente telepati, quell'oranguru. Basta che non mi faccia protect. Se fa protect, incazzo. Se fa protect mi incazzo. Però se ha telepati potrebbe anche flinciare non avendo inner focus. Noi siamo sesh con l'Igarok, quindi siamo safe. Adesso, caro il mio Tyranitar, di garanzia, stab super efficace a doppia potenza. Bravo Tyranitar. Questo dovevi fare. Tyranitar qua prende danno. Iron Bandolino. Allora, noi siamo a V. Noi siamo a V. Posso pure fare frana più rimonta su Garchomp. Ce lo togliamo dalle palle. Ecco, questo non l'avevo considerata come cosa. Manco questa. Bene, allora tanto adesso Garchomp lo dovremmo tirare giù con coso, con Fluttermane e poi Armarush. Allora, già il fatto che con Armarush non possiamo proteggere potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Icy Wind, lui dietro chi c'ha? Allora, a me non, in questa situazione qua ovviamente non conviene mi andare a mettere Trick Room. Sarebbe un suicidio. Sarebbe un suicidio. Non conviene manco fa bodyguard. Ok. Sei un mezzo pazzo, però. Che crit, ragazzi, che crit. Guarda, ci posso. Se non frizza ci posso stare. Ottimo. Mi va benissimo così. Laghettino del gioco. Top. Molto molto bene. Allora, Ence. Caro il mio Ence. Ma io se fossi in te farei fake out su. Farei fake out su Armarouge. Io devo fare Icy Wind perché devo togliere dalle palle Garchomp che dà problemi. Lui qua me ne può targettare uno solo. Non ha fatto fake out. Mi può andare bene. E abbiamo la super efficacia con entrambi. E adesso me ne butta giù uno. Iron Hand.
è giusto, eh? È giusto. Cioè, ti va ad aggiustare i matchup, però non è una mossa che si vede spesso, ma va bene anche così. Bene. Gli Asceroni. Poi anche Bundle con Ice Beam. Ma va bene così. Vabbè, ce la siamo portata a casa. Questa è una cosa importante. Allora, una partita l'abbiamo vinta. Quindi questo, il risultato di oggi è raggiunto. Allora, Drifblim, Roaring Moon, Among Us, Indidia, Nilip, Flutterman. Allora, Tyranitar, Lycanroc. Mi sembra anche qua una lead buona. Poi, mi sembra una lead discreta, cioè più che buona, discreta. Bundle non lo stiamo sfruttando. Poi arma quasi per forza. Arma è più veloce di... no, più lento. È più lento. Non so se bundle o main. Più che Indidi. Perché se Indidi lo porta lui, il campo ce lo mette lui. Portiamo main. Allora, Drifblim dovrebbe avere lo psicoseme, che gli va ad aumentare, come per Indidi, gli va ad aumentare la velocità. E sì, la velocità, la difesa speciale, e poi con l'abilità Agile Tecnica, qualora andasse a perdere lo strumento che possiede, la sua velocità aumenta. E questo gli va a permettere di mettere Tailwind più che Trick Room. Quindi lui qua sicuramente, il nostro amico, Follow Me Tailwind. Infatti arriva lo psicoseme e a noi ci va stra bene. E allora io non andrei a terare. Allora io potrei anche fare doppia frana senza fare garanzia. Infatti penso che farò così. Magari flincia, o magari tereggia e fa robe strane. Ok, teratipo spettro. Se non fa follow me, perché garanzia sarebbe andata su Indidi, avremmo tolto Indidi dalle scatole. Che cosa buona e giusta. Chi è che evita? Giustamente, chi evita? Chi deve andare ad evitare, mannaggia a tutto. No, questo è come... Allora, niente Tailwind. Il suo scopo, oltre a rompere le scatole, il suo scopo della vita è quello di fare minimize e andare a fare staffetta per quello che entra. Lycanroc, so che non lo vedi, però ti prego, aiutami, fate qualcosa. Mannaggia tu, ma perché io devo beccare queste cose brutte, sti troiai maledetti, clamorosi? Perché facendo staffetta poi va a passare la roba a... cioè l'aumento delle statistiche vengono passate al compagno che entra al posto suo.
Lo puoi colpire. Colpiscilo, mannaggia Eva. No, sostituto no. Vabbè. Allora, lasciamo lì Drifblim. Proviamo a concentrarci sugli altri. Tanto lui pia anche la Sand. Quindi va bene così. Solo che mo facendo staffetta, quello che entra si pia il sostituto. Allora qua tocca terrare in modo clamoroso. Cioè, se lui non avesse, mannaggia tutto, evitato la prima frana, tranquillo che t'ho traghettato a te. E facendo poi minimized, ecco qua, arriva staffetta, quindi lui passa il più 4, più 2, più quanto cazzo rosta, di illusione e più. Ovviamente il sostituto a chi? Ecco. Scioglilo. Allora io sta partita per me è già persa. È già persa. Se riusciamo a fare il miracolo sarebbe troppo, sarebbe troppo. Però ci proviamo. Allora, quel Annihilate è a più 4. No, 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 lascialo lì, fermo. E frana. Quello giustamente evita. Basta fare minimize, mannaggia tutto. Arriva bulk up. Manco gli posso far rimonta perché Tyranitar. Ok. Adesso. Aiuto. Adesso siamo 4 contro 1. Noi dietro chi cacchierò l'abbiamo. Terra Blast. E io qua ci devo provare. Terra Blast e frana. Ci devo provare. Frana che missa. Tanto già frana c'ha una percentuale del cavolo. Lui continua ad andare di bulk up. Farà malissimo. Farà malissimo. Tyranitar, ti prego. Ti supplico. Che palle. Mi sembra di essere tornato ai tempi di coso. Ai tempi dei Cenzi. In VGC 18. Allora, se la partita va per le lunghe, penso che faremo solo questa e basta. Questa te l'ho presa, pezzo. Vatta a dormire. Ok, bravo Tyranitar. Togli il sub. Ok. Adesso, di nuovo. Terra Blast. Terra Blast. E mandiamo a morire coso? Allora, già lui che non può terrare. Mannaggia.
buttiamo l'Igarok. Buttiamo l'Igarok, se lui fa Dream Punch o Rage Fist su cioè io main, per quanto sia, vorrei tenermelo. Vorrei tenermelo. Se ci riusciamo, ovviamente. Ti prego. Che palle. Ma pure lui ci ha sostituto. Ma no. Ma no. Ma che cazzarola vuol dire? Ma che cazzarola vuol dire? Ma che cazzo vuol dire che anche lui ci ha sostituto? Oh! Scusa. Sub, Rage Fist, Bulk Up e Drain Punch. No, che... Senti, buttami giù l'Igarok, ti prego. Per favore, ti supplico. Ok. Almeno ti pigli il cazzo di danno della Sand maledetta. Allora, siamo 3 contro 1. Riusciamo a vincere contro sto team di merda. Mannaggia, Eva, guarda. Poi dici ti incazzi giocando questo gioco. No, sì, perché c'è gente che va in giro a sta maniera per rompere le palle. E tra l'altro gli va tutto bene. Perché Frana messa su Drifblim. E due volte, no, una a più 0, cioè miss a più 0, figuriamoci a più 4. Senti, vai di forza lunare, vai di Terra Blast. Ho capito, ragazzi, però è a più 4, no, a più 1000. Va main, viene giù giustamente. Non so, io non mi ricordo quant'è. Cioè, l'unico che lo sta colpendo è Tyranitar. Non si sa come, però è l'unico. Proviamo a mettere Trick Room. Ma poi che gli racconto? Ma ho capito, ma ce l'hai tutte, ce l'hai, il sostituto e la citrus, ma vai a fare il culo. Ma dai, ma come cazzo si fa? Quest'altro evita. Oh. Mannaggia. Eva, che gli sta a far fuori tutti. Clamorosa sta cosa. Ma andate a cagare tutti e due. Andate a cagare tutti e due. Allora, si può fare. Si può fare. Siamo ancora in gioco. Allora serve Expanding Force, Terra Blast e un altro Terra Blast. Si può fare.
Tyranitar, Hit e Crit. Hit e Crit, ti prego. Niente, finito. Cioè bastava colpirlo una volta in più. Bastava colpirlo una volta in più. O di Expanding Force o Terra Blast una volta in più. Allora, ragazzi, io credo che per oggi possono bastare queste due partite. Perché sennò se ne facciamo una terza il video viene troppo lungo. Ragazzuoli, allora, sulla seconda partita, perché oggi ne abbiamo fatte due, perché la seconda purtroppo, ripeto, è troppo lunga, e se no il video veniva troppo lungo. Sull'ultima partita penso che ci sia poco da dire, nel senso, io mi sento di aver fatto lead giusta, tutto giusto. Purtroppo si è beccato un team strano. E poi ripeto, l'Ikaroc che va a missare due volte su Drifblim ha più zero di accuracy, di elusione. Quindi senza minimized e robe. Non siamo riusciti mai a colpire praticamente né Drifblim né Annihilate quando erano a più 4 o anche a più 2. E non mi ricordo la percentuale qual è. E peccato. Peccato, abbiamo anche cercato con lo switch di resistere un po', però ripeto, secondo me Annihilate colpito una volta in più, una volta, o con Tyranitar, o con Fluttermane, o con Arma Rouge, si killava. Detto ciò ragazzi, io niente, vi saluto, vi do appuntamento a domani, scusatemi se oggi vedete solo due partite, ma ripeto, per motivi di tempo. Bacioni! Alla prossima, ciao!